la parola io, molto probabilmente. Mi dispiace solo di accogliervi questa serata così un po' piovosa all'interno di questi spazi, senza la sole. Purtroppo abbiamo in corso anche altre manifestazioni giù nel nostro festival, per cui è una serata un po' particolare. Ma mi fa veramente piacere, ringrazio Confindustria per aver portato qui all'interno dello spazio Expo questo concorso. Per cui per noi è un vanto riuscire a esporre le vostre opere, vi riferite a noi per averle realizzate qui all'interno di questo spazio. Spazio rivisitato in questi ultimi 3 anni, grazie anche a Andrea e Nicoletta che ci danno una mano e a tutto lo staff che compone appunto questa commissione dell'associazione, della nostra Proloco, che appunto in questo spazio che stasera inauguriamo e che vedete, normalmente qui si fa scuola, quindi non c'è tutto quel che vedete, lo abbiamo realizzato lungo questo percorso di serate estive nostre, messo a disposizione appunto con piacere alla Confindustria quest'anno per queste esposizioni. Gli altri spazi che potete visitare sono comunque allestiti come migliori industrie del nostro territorio, i nostri migliori artigiani, per cui è appunto fiore all'occhiello per il nostro festival. Con l'augurio di potervi accogliere tutti poi presso i nostri festeggiamenti e magari durante le altre serate per visitare questi spazi, ma anche visitare il nostro festival. Lascio la parola all'assessore direttamente. Grazie a tutti. Intanto buonasera a tutti, e io parto dicendo una parola assolutamente di compiacimento a Confindustria Udine per questa iniziativa, che è la seconda edizione, ma anche per la scelta di aver voluto in questo appuntamento tradizionale dell'estate giullana, che è il Festival di Maiano, avere anche una parte destinata, diciamo così, a questo concorso dei giovani talenti. È una, diciamo, felice coniugazione, perché nelle altre parti di questa mostra troverete quello che è la produzione, diciamo, più avanzata in termini di design di questo territorio, e qui c'è, diciamo così, la mostra dei progetti di quelli che si spera possano essere nel settore dell'arredo, ma anche nel settore, diciamo così, dell'abbigliamento, altri progetti che tra un po' possono stare dentro le parti, quindi sono passati dalla fase della ideazione a quella della, diciamo, della realizzazione. E questo è già un elemento, credo, importante se lo vediamo nell'ambito di quello che è il quadro più generale della formazione oggi, soprattutto con l'aspetto della formazione secondaria, perché abbiamo sempre di più l'esigenza di creare delle connessioni stabili tra quello che è il momento scuola e quello che è il momento di mezzo di strada. Il fatto che qui ci sia una lunga lista di imprese del Friuli Venezia Giulia che hanno voluto non solo mettere il loro nome lì, ma metterci qualcosa del loro, diciamo, in questa iniziativa, ecco, ci dice anche che vi è nel mondo imprenditoriale una disponibilità a seguire quella che è l'evoluzione, diciamo così, della formazione, che in un momento come questo, che è un momento di cambiamento nella scuola, come si saprete, con il prossimo mese di settembre parte finalmente la riforma della scuola secondaria superiore, addirittura le due istituzioni che abbiamo qui questa sera e che hanno lavorato durante quest'anno per quanto con questi programmi cambieranno in parte nome, cambieranno in parte finalità, ma ci stiamo sempre di più avvicinando, diciamo così, a quella che è una dimensione europea che vuole introdurre nella nostra scuola non solo una serie di saperi di carattere teorico, ma anche una serie di competenze che possano essere poi utilizzate, diciamo così, nell'ambito di quelle che possono essere le più diverse attività. Ecco, da questo punto di vista, ecco, mi pare che questo concorso, partendo dall'Istituto d'Arte, che poi sarà il liceo artistico normale, all'Istituto Professionale Marchioni, ha colto, diciamo, due segmenti di quelli che sono la scuola friulana, che sono molto importanti, soprattutto per quanto riguarda, e lo ricordava prima la signora Girardi, questa dimensione soprattutto della creatività. È un segmento questo di impegno della scuola italiana nella quale non siamo i primi posti in Europa, devo dire in maniera molto chiara, anche se per la verità
abbiamo tutta una serie di eccellenze e quando i simboli, diciamo così, si presentano ai concorsi europei vanno sempre bene, anche se magari il sistema non è sicuramente sempre a quell'altezza. Quindi siamo in un contesto nel quale anche un concorso come questo, ecco, si colloca in quella che è l'evoluzione, diciamo, del sistema in questo momento. Ecco, c'è poi un'altra cosa che va sottolineata. Questo è un concorso di progetti che vengono fatti che vuole in qualche maniera premiare il talento. E anche questa non è proprio una cosa così scontata. Parlare fino a poco tempo fa di premiare i migliori nell'ambito del nostro sistema formativo, non dico che era una bestemmia, ma poco ci mancava. Finalmente il merito, l'impegno, avere traguardi sostanzialmente da raggiungere, cominciano a essere, diciamo così, delle cose normali che appartengono alla quotidianità della scuola, ma peraltro sono ormai questioni che appartengono alla quotidianità della vita delle persone, quindi non è che il mondo della scuola possa stare al di fuori di questo. Quindi anche da questo punto di vista il partecipare a un concorso, il confrontarsi magari poi con dei professori, questo, almeno qui in Friuli Venezia Giulia, che è la scuola friulana in particolare, tutte le esperienze per poter fare queste cose, stiamo addirittura lavorando, lo dico perché vedo qui l'avvocato Ganzitti che con me siede attorno a qualche tavolo in cui studiamo queste cose, stiamo addirittura pensando di costruire anche nella realtà della provincia di Udine, un settore che non è questo, ma quel che è un altro settore molto importante, diciamo, per la nostra, il mondo imprenditoriale, quello dell'impresa, della meccanica, un istituto di formazione tecnica superiore che in qualche maniera consenta, diciamo, una formazione post-diploma e in alternativa anche al mondo universitario. È una nuova dimensione che manca ancora in Italia, stiamo lavorando proprio largamente in queste settimane per vedere se riusciamo a dare incontro. Quindi per finire, complimenti, con piacimento, ovviamente dicevo a chi ho organizzato, quindi a Confindustria e a tutti i partner imprenditoriali che sono qui, un grazie alla Promaiano e al Comune di Maiano di aver accettato, diciamo, di far evolvere questa manifestazione che è una manifestazione tradizionale, inserendo, diciamo così, anche questi momenti di forte innovazione. E a tutti voi con l'augurio che sicuramente almeno una parte delle idee che abbiamo avuto modo di vedere su questi cartelloni possano non solo essere premiate, ma anche che possano poi passare sostanzialmente a quella fase che ci ricordava prima il sindaco, cioè quella della realizzazione e del diventare prodotto di, diciamo così, da vendere e da vendere. Quindi, bene. Continuiamo, ci vediamo alla prossima edizione. Scusate se mi intrometto, se mi permettete un piccolo pensiero da parte di tutti noi. Alla mattina dell'evento. Grazie, alla prossima. Accessori moda, ma quest'anno la M significa anche mobili, no? E quindi di conseguenza Thank you.